quest'anno il museo ha proposto questa attività lavorando insieme alla FOM, quindi il tema è stato quello del viaggio e quello che volevamo era che i ragazzi si appropriassero in qualche modo della storia, della fede, della cultura, dell'arte della loro città, alla scoperta dei grandi personaggi della Chiesa di Milano. Quindi loro svolgono l'attività al mattino e al pomeriggio, in parte qua al museo, con un'attività che è anche gioco, quindi una visita al museo, ma attraverso la scoperta di indizi, quindi cercando da soli i quadri. Lavorano con un'attività a mosaico su una delle opere del museo, quindi ricostruendola proprio sul volto di Sant'Ambrogio, e poi nella seconda parte della giornata, dopo aver avuto comunque un momento di svago nel parco, perché è estate, sono anche in vacanza, l'attività vuole essere non solo di apprendimento chiaramente, ma ludico, ricreativa, poi vanno a visitare altre chiese importanti per la cristianità milanese. Non dubitare, non puoi fallire, molla gli ormeggi, prendi coraggio. D'Abruzzano, nel centro pulsante della cultura milanese, il Museo Diocesano della nostra chiesa, per dire che essere in cammino è anche questo nell'oratorio estivo. Certo, essere in cammino vuol dire essere in cammino seguendo quella che è la storia del popolo di Israele, ma è anche essere in cammino quotidianamente, essere in cammino che è la nostra vita, essere in cammino anche andando a scoprire quella che è un po' il fulcro della nostra fede, quelle che sono le radici, quelle che sono anche le bellezze che abbiamo nella nostra città, nel nostro centro. Così come ci viene descritto un po' anche nel tema dell'oratorio estivo, per di qua, quindi per di qua, verso la terra promessa. I ragazzi sono contenti? Direi di sì, penso che le immagini che abbiamo alle spalle non hanno bisogno di parole. Giro, giro tondo, andiamo fino in fondo, con la guida del Signore siamo pieni del suo amore. Martina, sei venuta qui come animatrice con l'oratorio dei Santi Patroni d'Italia. Sì. Che tipo di esperienza è stata? Vi ha arricchito? Assolutamente sì, siamo stati qui al museo con il gruppo di ragazzi del nostro oratorio. Sicuramente per i bambini arrivare in un museo non è molto facile, perché fa subito ambiente scolastico, invece grazie alle attività proposte si sono divertiti molto, quindi oltre alle conoscenze che hanno acquisito, comunque è stata un'occasione per esprimere anche la loro creatività con il laboratorio che hanno fatto a gruppi divisi pomeriggio e mattina. E sicuramente anche per noi animatori è stata una bellissima esperienza vedere i nostri ragazzi così coinvolti, e anche per noi comunque conoscere qualcosa in più. Noi ci siamo concentrati molto su Sant'Ambrogio, e quindi anche per noi animatori è stata un'occasione di arricchimento, non solo diciamo dal punto di vista sociale con i nostri bambini, ma anche culturale. Anche tu sei fra gli animatori che, quando vi siete presentati, avete ricevuto il mandato nel pomeriggio, hai messo un tuo tassello? Sì, 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 ho messo anch'io un mio tassello, e agli stand del pomeriggio, sì, è stato, ho partecipato anch'io. Un'emozione, un'avventura, una vita. Jessica, ti è piaciuta questa esperienza? Sì, è stata un'esperienza molto bella, è servita anche ai bambini. E penso li abbia resi felici, e molto bello, sì sì. Che classe fai? Faccio la terza superiore. In quale tipo di liceo? Istituto professionale sociosanitario. Non arrenderti alla prima salita, perdi qua, sarà con te. Siamo in un momento importante per il Museo Diocesano, un momento di trasformazione con il quale ci si vuole avvicinare anche proprio al tessuto del territorio, al tessuto delle parrocchie, al tessuto dei ragazzi. Sì, il museo sta vivendo una stagione importante, si sta avviando al compimento del 15° anniversario e a novembre ci sarà l'intitolazione al Cardinal Martini. Questo è un passaggio fondamentale non solo per il suo valore simbolico, ma perché marca un desiderio del museo di rinnovare la sua attività e di reincontrare la diocesi con maggiore slancio e maggiore decisione. In quest'ambito uno dei progetti più importanti è quello di ricongiungimento tra il Museo Diocesano e Sant'Eustorgio, e quindi sarà la nascita di un nuovo polo museale a servizio della città e della diocesi. Sarà con te questo viaggio che ci aiuta a crescere.
con te questo viaggio che dà un senso ai miei perché.